appuntamento di ottantesimo minuto, due ospiti, anche questa sera due ospiti incredibilmente importanti. Abbiamo un presidente e un allenatore, un presidente di una squadra di Serie A e un allenatore di una squadra dell'Over 40. Abbiamo con noi, lo salutiamo, il presidente dell'Amatori Ripatiatina, Stefano Cirulli. Buonasera a Stefano. Tutti, buonasera a voi, grazie. E abbiamo l'allenatore, uno degli allenatori più importanti, possiamo dire, a livello mediatico in questi ultimi anni, si è fatto particolarmente sentire, si è messo particolarmente in mostra, il mister del Caffè Umberto I, Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. Buonasera. Quarta puntata di ottantesimo minuto, dunque quarta giornata dei campionati senior. Andiamo a leggere i risultati della massima serie, giunta appunto al quarto appuntamento. Vecchia Guardia Nocciano, Ecogas, Pescara United 0-0. Wonder Play, Quelli della Notte 2-5, Zero Stile Pescara Sud 2-1, Colpi Soccer Villa del Fuoco 3-2, La Zona Pescara Colli 2-2, Procutus Amatori Ripatiatina 1-3, Sporting Pescara Prosacco 1-0, Pescara Smile Andrea Fortunato 3-2. Andiamo a gustarci il primo blocco di servizi, esattamente La Zona Pescara Colli e Pescara Sud contro la Zero Stile. La Zona e Pescara Colli muovono finalmente la loro classifica, togliendo l'ancora da quota 0 punti, ma restando tuttavia agganciate all'ultimo posto assieme alla Prosacco. Il neomister dei locali Antonio Sabatini può fare affidamento sul terminale offensivo Marcone e dopo 16 minuti l'attaccante sblocca il punteggio, ribadendo in rete una corta respinta di Fusco su conclusione dell'esterno sinistro Silvano. Il Pescara Colli prova a rispondere a tono e Diodato mette i brividi a Sinelabe accarezzando il palo da distanza siderale. La soluzione balistica dalla lunga distanza si dimostra proficuo per i biancoverdi e al 22esimo Di Girolamo centra in pieno la traversa con Mambella che a due passi dalla porta manda clamorosamente sopra la traversa con un colpo di testa. Il solito Di Girolamo sventaglia e smista palloni ai compagni e al minuto 25 pesca a casa massima sul secondo palo, ma ancora una volta la mira degli ospiti è da dimenticare con il centrale difensivo che manda fuori a ridosso dell'area piccola. La Zona si scopre invece incredibilmente cinica e la velocità di Marcone tiene in ambascia la difesa bianco-verde che alla mezz'ora capitola nuovamente. Azione personale sulla sinistra del numero 30 e assist arretrato per Scurti a rimorchio che dal limite dell'area fredda Fusco. 2-0 e gara che sembra strachiusa, ma 60 secondi più tardi Chiavarini si conquista un penalty generoso comandato dal direttore di gara Santella. Sul dischetto si presenta Troiano che realizza di potenza non lasciando scampo all'incolpevole Sinelabe. A metà ripresa il Pescara Colli completa la rimonta con Giacomo Rosica che tira fuori dal cilindro una magia spedendo la sfera sotto l'incrocio più lontano con un sinistro di rara bellezza. Il 2-2 è divenuto clamorosamente realtà, ma i locali gettano alle ortiche la palla del nuovo vantaggio con Serrani, che centra il palo a 30 cm dalla gloria. Fallito il 3-2, il Pescara Colli ad avere le occasioni per acciuffare i tre punti, ma prima una sfortunata deviazione di Romice si stampa sulla traversa, evitando così l'autorete. Poi è Troiano a raccogliere un tiro cross di Chiavarini, prodigandosi tuttavia in un destro sbilenco, occhi negli occhi con Sinelabe. Finisce 2-2, segno X pirotecnico al flacco di Pescara. La Zero Stile non muore mai e di Danella il secondo successo consecutivo a fil di sirena con una magia di Morretti che scaccia lo spettro del pareggio. Locali costretti a fare a meno di Morelli con Ciancetti in campo dal primo minuto e con Leone in panchina. Il Pescara Sud invece tiene a riposo in panca Sissé con il neacquisto Diop pronto a subentrare in corso d'opera. La prima emozione di marca Zero Stile, traversone basso di Ciancetti, la difesa ospite respinge ed il timido sinistro di Di Battista non fa breccia nel muro biancorosso. Sul versante opposto un indemoniato Scelso ruba palla ad un barocco Facondi e si invola verso la porta, assist da Ciavatti che gli rende il pallone, ma il fischio di Vallone blocca il potenziale 0-1. Proteste ospiti con le immagini che inchiodano il direttore di gara all'errore. Scelso continua a macinare chilometri, ma stavolta la diagonale di Facondi è provvidenziale, stessa tempestività che va attributata a Sow, la cui capriola evita a Ciancetti di ribadire in rete a porta vuota, dopo il clamoroso errore di Zaini. Morretti fa le prove generali del vantaggio locale con una conclusione volante che accarezza lo specchio. Poi è il Pescara Sud a scuotere lo 0-0 con un destro fuori misura di Palmisano dai 20 metri e con una conclusione ravvicinata di Scelso che dopo aver battagliato in area, calcia alto in piena area piccola.
Nella seconda frazione la Zero Stile aumenta i giri del proprio motore e Morretti taglia il campo palla al piede. Corridoio illuminante a premiare l'inserimento di Ciancetti, il quale controlla e con freddezza supera Sow con un morbido pallonetto. Gol da attaccante di razza, quello siglato dal numero 9, che va a risultare con il suo mister del Pescara 2000 over 40 Fabio Canonico, prima di raccogliere l'abbraccio dei compagni per la seconda marcatura stagionale. I ragazzi allenati da D'Aurelio sfiorano l'immediato raddoppio con Morretti, il cui collo esterno destro si stampa sulla traversa con Sow immobile. Al 27esimo Diop beneficia di un velo di Scelso, ma il deficitario controllo non consente di calciare nel migliore dei modi e la potenziale occasione si tramuta in un passaggio comodo per Di Clemente. Il Pescara Sud lamenta un fallo di mano alla mezz'ora, ma le immagini non aiutano a comprendere il motivo delle recriminazioni, mentre Rocco Palumbo al 36esimo prova la soluzione balistica su punizione senza tuttavia impensierire Di Clemente. Un minuto più tardi gli ospiti agguantano l'agognato pareggio con Iasiello, abile a beffare Facondi e Di Clemente in uscita. Gioia sfrenata per il centrocampista offensivo biancorosso con il moto perpetuo Scelso che continua a battagliare, perdendo lucidità al momento di concludere. Allo scadere arriva il gol che non ti aspetti, con un traversone di Mammarella che salta Morretti, la cui vuole impienare, non lascia scampo a Sow. Esultanza da tre punti quella della Zero Stile, con Barbetta che nel recupero accarezza il palo con un colpo di testa. Il 3-1 sarebbe stato forse troppo, ma il Pescara Sud è però adesso chiamato a muovere la classifica contro Wonderplay e Prosacco per mettere in cascina punti preziosi nella corsa salvezza. Per la Zero Stile una vittoria che colloca la squadra di D'Aurelio a ridosso delle grandi. Classifica della Serie A dopo 4 turni, c'è una mini fuga dello Sporting Pescara, primo a quota 12 punti, seguono Amatori, Ripetatina, Pescara Smile ed Ecogas, Pescara United a quota 10, Villa del Fuoco 9, Qualpi Soccer 0 Stile 7, Quelli della Notte penalizzata di un punto a quota 5, Procutus 4, Vecchia Guardia Nocciano e Wonderplay 3, Andrea Fortunato 2 assieme alla Pescara Sud, La Zona, Pescara Colli e Prosacco chiudono a un punto. Stefano Cirulli, presidente dell'Amatori Ripetatina, quest'anno avete avuto un inizio sicuramente migliore e più promettente rispetto al balbettante esordio nella massima serie della scorsa stagione. Il vostro obiettivo quest'anno è comunque insidiare il vertice dopo il quarto posto della passata stagione. Siete rimasti forse un po' scottati da quella semifinale di Coppa Abruzzo dove tutti vi avevano già incoronato vincitori. Il problema però è che quest'anno sono tante le squadre che vogliono ricoprire il ruolo di sorpresa dell'Amatori Ripetatina di 12 mesi fa? Assolutamente sì, io credo che sia un campionato molto ma molto equilibrato, lo denota la classifica che insomma sono molte squadre racchiuse in pochissimi punti e dobbiamo ancora aspettarci che quelli della notte risalga ovviamente perché il potenziale c'è tutto. Noi d'altro canto dopo aver digerito la semifinale dell'anno scorso e di quest'estate puntiamo ad entrare tra le prime quattro, questo è sicuramente il nostro primo obiettivo. E sorprese sì, ce ne sono e ce ne siamo accorti anche noi giocandoci contro, come anche una squadra come il Pescara Smile. Il pareggio con il Pescara Smile che sembrava un mezzo passo falso invece si è rivelato essere un buon risultato, fino a questo momento un buon risultato. Noi andiamo avanti piano piano, tranquilli tranquilli, forse ecco se posso dire questa cosa, siamo stati più fortunati rispetto all'anno scorso perché un anno di esperienza in più e forse un calendario leggermente più agevolato rispetto alle altre squadre. Questo mi sembra di poterlo dire. Quarta giornata, c'è anche una novità da questa settimana, c'è il top 11 dei tre campionati, questi i migliori, diciamo, stilati, la formazione stilata della quarta giornata dove troviamo un immenso Dario di Giovanni Antonio, le cui parate purtroppo non hanno evitato la sconfitta alla Prosacco, battuta 1-0 grazie a un Eurogol di Lippo. Da segnalare anche la presenza di Morretti e Marchetti che hanno rispettivamente contribuito a far vincere la Zero Stile e il Qualpi Soccer che ha fermato la Villa del Fuoco che sembrava inarrestabile. E da segnalare anche Mauro Esposito, autore di una tripletta con Quelli della Notte, e il mister Federico Cerasa che ha impattato contro l'Ecogas Pescara United. Riccardo Clinco, allenatore del Caffè Umberto I, squadra che fa l'Over 40, vedendo magari questi nomi, un palcoscenico comunque importante come quello della massima serie, per quanto ovviamente stiamo parlando di calcio amatoriale, e nella tua squadra abbiamo visto che il tuo apporto è importante, sempre più fondamentale, poi vedremo contro chi avete vinto questa settimana all'esordio. Ti ha mai sfiorato l'idea magari di cimentarti con questo palcoscenico, magari divenendo allenatore di qualche squadra? No, assolutamente. Noi siamo un gruppo di amici e siamo molto umili. A fare allenatore già a livello di Serie A diventa più impegnativo,
però magari in un futuro... Magari un pensiero che ti abbiamo messo questa sera. Sì, noi siamo amici, ecco, io ho iniziato così per gioco, anche se comunque è 40 anni che sono in questo mondo, e bene. Siccome abbiamo visto che, diciamo, nelle interviste soprattutto della passata stagione abbiamo imparato a conoscerti, non solo noi ma anche tutti quelli che ci seguono, quindi magari nel palcoscenico della Serie A poteva essere un banco di prova ancora più probante. Chiaramente, ribadiamo, stiamo sempre parlando di calcio amatoriale, però magari qualche soddisfazione in un altro panorama. Intanto mi sto prendendo delle grandi soddisfazioni con la mia squadra. Grande soddisfazione, tra l'altro, che questa settimana avete battuto i cugini nel derby del Pretaro City, poi dopo ne riparleremo. Pretaro City che ovviamente gioca anche in Serie B. Questi risultati della quarta giornata del campionato cadetto: Dolphins Meccanica Industriale Spartak 3-1, Montenegro Atletico Balboa 1-1, Piccianello Calcio Red Devils 1-1, Pescara Sud B Nautilus 1-2, Lancillotto Pentagono Pro Pescara 2-2, River United Real Teate 0-1, Pinna Shark United 3-2, Pretaro City Amatori Foro sconfitta del Pretaro City anche nella categoria anche nella categoria di Serie B, battuta 2-4 dall'Amatori Foro. Questo è il servizio del campionato cadetto, esattamente la partita tra Pescara Sud B e Nautilus. Il Nautilus sembra aver trovato progressivamente l'alchimia tattica efficace e collaudato gli adeguati meccanismi per imporsi nella serie cadetta, inanellando il terzo successo consecutivo. Prima sconfitta stagionale invece per il Pescara Sud B, che risente della prestazione deludente del terminale offensivo del Ciotto, che condiziona il rendimento generale dell'intera compagine locale. Le due formazioni rinunciano alle consuete fasi iniziali di studio, affrontandosi a viso aperto e senza esclusioni di colpi, con il direttore di gara Camerlengo costretto ad estrarre numerosi cartellini gialli per sanzionare interventi irregolari e proteste verbali. Il Nautilus sblocca il punteggio al 14esimo con Di Mantino, che indossa le insolite ed occasionali vesti del goleador, anticipando i diretti avversari sugli sviluppi di un calcio d'angolo, realizzando così il momentaneo 1-0 e guadagnando i complimenti anche da parte dell'estremo difensore D'Ambra, il quale non rinuncia a raggiungere il resto del gruppo per partecipare ai festeggiamenti. Immediata la reazione dei padroni di casa, capaci di creare grattacapi a D'Ambra, che riesce tuttavia a sventare il pericolo con un intervento di puro istinto. Gli uomini guidati dal responsabile tecnico Zaffiri dimostrano maggior cinismo e al 23esimo Speziale approfitta dell'ingenua disattenzione di Jacopo Di Girolamo per poi servire Crisanti, che raddoppia con freddezza. Il Pescara Sud B non accusa il colpo e poco più tardi Neri si ritrova la sfera in seguito ad un'azione confusionaria, riuscendo abilmente a controllarla e a concludere di prima intenzione, ma lo strepitoso D'Ambra si rende protagonista di un riflesso felino deviando sopra la traversa. I continui capovolgimenti di fronte non concedono attimi di sosta, con il Nautilus che chiude la prima frazione di gioco in avanti. De Angelis verticalizza per Baldate, il quale si libera egregiamente per il tiro, ma svirgola sciaguratamente. E poi Ciaccio a cercare la via del gol dalla media distanza, ma Compagnoni controlla la sfera a terminare al lato. Nella ripresa il Pescara Sud B attacca appena organico, Del Ciotto supera Principe e servizio al centro dell'area di rigore per Sarmiento, il quale prova a prendere in controtempo D'Ambra, che respinge clamorosamente con il piede. Poco più tardi ancora Del Ciotto ad agire sulla destra ad offrire un delizioso traversone per Toffoli, che svetta di testa sovrastando Di Mantino senza però centrare lo specchio della porta. Lungo le corsie laterali il Pescara Sud B diviene imprendibile, al 55esimo accorcia meritatamente le distanze. Sarmiento premia la sovrapposizione del rapido Ciccone, il quale pennella un cross calibrato con Del Ciotto che disturba l'uscita di Roberto D'Ambra e Toffoli che appoggia comodamente in rete. I locali rischiano addirittura di pareggiare subito i conti, ma il diagonale di Sarmiento finisce fuori. Nel finale il neoentrato Taccone avrebbe due nitide opportunità per archiviare la gara, con un pallonetto che si spenne sul fondo e una conclusione totalmente fuori misura che lo costringe poi a scusarsi con i suoi compagni di squadra. Pur soffrendo, il Nautilus ottiene così una fondamentale vittoria. Questa è la classifica dopo 4 turni del campionato cadetto: Nautilus e Pinna in vetta a quota 9, Montenegro, Red Devils 8 punti, Piccianello Calcio e Real Teate 7, Dolphins, Pretaro City 6, Pescara Sud B 5, Amatori Foro, Atletico Balboa e River United 4, Lancillotto e Meccanica Industriale Spartak 2, Pentagono Pro Pescara 1, chiude lo Shark United ancora fermo al palo a quota 0. Da segnalare che Pinna, Real Teate, Dolphins e Atletico Balboa hanno una gara da recuperare. Stefano Cirulli, presidente dell'Amatori Ripatatina, Ripa, che ormai da 3 anni calca questo palcoscenico.
primo anno stellare proprio in Serie B, dove avete un po' creato una spaccatura tra il vertice e il resto del campionato. Resta però il fatto che in quella stagione avete guadagnato meritatamente la promozione, ma vi è sfuggito il titolo cadetto. Sì. Questo magari è un sintomo di come anche la Serie B possa avere delle insidie per squadre anche organizzate come la vostra. Assolutamente sì, abbiamo mollato noi, è vero, nel momento stesso in cui mi sembra 5 giornate dalla fine avevamo già la promozione in tasca, diciamo che abbiamo un po' mollato dandoci un po' alla pazza gioia. Però è vero, abbiamo partecipato come prima volta al campionato di Serie B arrivando terzi, quindi comunque passando in Serie A, e questo è il nostro secondo anno. Il primo è stato un po' di impatto forte, soprattutto il girone di andata, poi abbiamo fatto un girone di ritorno straordinario. Quest'anno speriamo di poter equilibrare tutti e due i gironi e quindi di arrivare un po' più tranquilli a quella che è la nostra meta. Tra l'altro il vostro avvento in questo panorama, avete giocatori, adesso ci sono stati degli innesti magari già la passata stagione con Primiterra, Caravaggio, sì. Quest'anno c'è anche il centravanti Paolo Iezzi, sì. Che ancora magari deve recuperare purtroppo la forma fisica, un infortunio. Però comunque abbiamo visto che i piedi ci sono. La vostra squadra soprattutto aveva dei giocatori che a tutt'oggi militano ancora con voi, Ivan Di Virgilio, Cappelletti, tutti i giocatori che magari hanno ricoperto sicuramente un ruolo da protagonisti che, come abbiamo detto in precedenza, ci sono ovviamente anche per il campionato cadetto. Questo è il top 11 della quarta giornata, dove notiamo il centrale difensivo di Mantino, scopertosi goleador domenica contro il Pescara Sud B, stesso discorso per D'Annunzio e Casolaro, che hanno rispettivamente regalato il pareggio al Piccionello Calcio e la prima vittoria in panorama Wisp all'Amatori Foro. Da segnalare ovviamente anche la perla di Dane Janis nella vittoria del Real Teate in terra del River United nel comunale di Scafa. Soprattutto anche da considerare il gol di Donatangelo per il primo punto della Pentagono Pro Pescara e la doppietta di Andrea Colamartino per il Pinna capolista, con una gara da recuperare. Si è giocata però anche la categoria over 40, questi risultati della prima giornata del girone A: Real Teate Wonder Play 4-1, CTV Vanity Calcio 1-0, Prosacco Platinum 1-3, Pescara Sud Castellammare 95 1-5, Wonder Play Dea Calcio 2-1, Pretaro City Caffè Umberto I 2-3. Questi invece i risultati del girone B: MDM Ascensori Real Colonnetta 2-0, Atletico Montesilvano Cat Technologies Bussi 2-2, Pianella Il Luppolo 2-6, Diatec 2010 Real Pescara 2-0, La Vecchia Fornace Picano 6-0, Pescara 2000, Enzo Lorenzo 5-1. Dai risultati abbiamo visto che Caffè Umberto I ha iniziato il campionato nel migliore dei modi. Quest'anno, quest'estate, c'è stata una sorta di scissione all'interno della vostra squadra. L'urna, avete pescato i cugini nel vostro girone. Alla prima giornata. La sorte, appunto, è stata maggiormente avversa, con primo turno già una partita molto intensa, 3-2, iniziata male, state perdendo 2-0, poi è successo qualcosa. Ma devo dire che la partita innanzitutto è stata, credo, la più bella partita che io ho visto da quando io frequento l'ambiente della Wisp. È stata una partita giocata benissimo da parte delle due squadre e che un po' la fortuna ci ha premiato segnando in fondo. Effettivamente noi perdevamo 2-0, anche se il primo tempo noi abbiamo giocato, secondo me, forse meglio, e abbiamo giocato magari un pelo meno nel secondo tempo e abbiamo comunque costruito e fatto 3 gol. Devo dire che era una partita molto sentita, perché, come hai detto giustamente tu, c'è stata una scissione quest'estate e fai conto che nella loro formazione c'erano 6, forse 7 giocatori che l'anno scorso giocavano con noi. E quindi per noi il clima è stato piuttosto, soprattutto sul 2-0, immagino. Sul 2-0, sì, che ho visto qualche faccia loro molto soddisfatta e poi i conti si fanno alla fine. Molto più soddisfatta la vostra. Molto più soddisfatta la nostra, sì, perché devo dire che... Tra l'altro avete avuto una campagna acquisti, anche a parte la scissione che chiaramente ha, tra virgolette, menomato. Beh, siamo stati obbligati, ad andare obbligatoriamente sul mercato, perché sono state tolte persone... ripeto, nel mio organico fondamentali, quale esempio Falcone, che è il loro capitano, che era per me un punto, oltre che essere il mio caro amico, era un punto importante della mia squadra. E quindi ci siamo messi sul mercato, siamo andati a prendere un giocatore del Pianella, un giocatore della Diatec,
diciamo due giocatori che veramente mi hanno impressionato dalla forza, sono entrato subito in sintonia con noi. Io nello spogliatoio ho detto quanto ci tenevo io personalmente a questa partita, lo dico pubblicamente, e io ci tenevo molto a questa partita. Infatti ho detto, le posso perdere tutte, ma voglio vincere questa. E diciamo che sono contento. Inizio dunque promettente per Caffè Umberto I, inizio altrettanto, oddio, importante, non direi, visto che comunque la vittoria è stata di misura, ma comunque i tre punti sono arrivati, per la capolista della passata stagione, CTV, che si è imposta per 1-0 contro la Vanity Calcio, e invece sconfitta nel derby per il Real Colonnetta, seconda classificata, contro MDM Ascensori. Questi i due servizi della categoria Over 40. Un penalty conquistato da Andrea Di Giovanni allo scadere regala i primi tre punti ai campioni provinciali di CTV, che contro la neofita Vanity Calcio offre uno spettacolo ad andamento lento che distorce l'oggettivo valore della compagine allenata da Palestino. Sotto gli ordini delle signore Colaiocco, i 22 uomini in campo offrono uno spettacolo soporifero, con i primi 35 minuti che vedono gli ospiti non tirare mai verso lo specchio della porta difesa da Gianmarino. CTV preme delicatamente sull'acceleratore, ma la prima azione degna di nota è uno sterile colpo di testa di Ferrante. Decisamente più sostanziosa la palla gol capitata di Giovanni, con l'ottimo D'Andrea che dimostra riflessi felini da distanza ravvicinata. Croce al 20° ruba letteralmente un tiro piazzato ad un incredulo Ronci, disegnando tuttavia una parabola prevedibile che finisce a lato, mentre al 27° D'Andrea vince il secondo duello personale con Di Giovanni, abile ad eludere la marcatura dell'avversario ma sfortunato nell'incappare nella giornata di grazia dell'estremo difensore ospite. Il rumore sordo della traversa centrata da Ferrante dalla media distanza, ridesta dal letargo il pubblico sugli spalti, mentre lo sgusciante Colazzilli crea apprensione nella retroguardia ospite con la provvidenziale uscita del solito D'Andrea, che elude potenziali pericoli. L'ultima occasione del primo tempo è firmata Ronci, che stavolta riesce a battere la punizione, ma il suo tiro si tramuta in una telefonata bloccata senza patemi dall'onnipresente D'Andrea. Nella ripresa la Vanity prende coraggio e Belmonte prima si fa ipnotizzare da Gianmarino con un pallonetto neutralizzato dal portiere di CTV, poi conquista una punizione interessante la cui trasformazione regala l'illusione del gol, gonfiando però l'esterno della rete. Un tiro fuori misura di Maiorani fa ben comprendere come non sia serata per i campioni in carica, ma alla mezz'ora sale in cattedra il solito D'Andrea, che sbarra la strada di Giovanni con una parata di puro istinto che sopperisce all'errato piazzamento che lasciava scoperto il palo di competenza. Le residue speranze di CTV sembrano naufragare sulla sciagurata punizione stile rugby di Andrea Di Giovanni, ma il numero 11 locale lotta sino alla fine e a 60 secondi dal termine si invola sulla sinistra, prima di venire atterrato in piena area. Per Colaiocco e rigore, nonostante le proteste degli ospiti, una decisione che tuttavia può starci, con il difensore della Vanity che si disinteressa totalmente della sfera. Sul dischetto va lo specialista Ferrante, che non sbaglia. La Vanity prova a sfruttare un calcio di punizione nel recupero, ma il tiro di Passari non regala grattacapi a Gianmarino. Vittoria importante per CTV, esordio confortante per la Vanity, come confermato a fine partita dal mister degli ospiti Gabriele Spadone e dal centrocampista dei locali Donato Ronci. Gabriele Spadone, allenatore della Vanity Calcio, esordio per voi in questo panorama Wisp. Avete affrontato i campioni provinciali in carica di CTV. È venuta fuori una partita dove forse siete stati un po' timidi all'inizio, alla fine però questa sconfitta di misura sa un po' di beffa. Sa un po' di beffa perché il rigore, penso che il rigore, qualsiasi arbitro a un minuto dalla fine, una partita finita, è difficile che dà quel rigore, molto dubbio, molto molto dubbio. Penso che se ci pensava un attimo forse non lo dava, anche perché la partita è stata abbastanza equilibrata, a parte l'inizio come dici tu, che un po' di timore perché non avevamo fatto questo campionato qua, no? E quindi sapevamo che la squadra avversaria era ben dotata, quindi siamo partiti un po' più tranquilli, però dopo è andata abbastanza bene, abbiamo giocato bene sia noi che loro, forse la partita per come è andata non meritava un vincitore, ecco. Diciamo così. Comunque l'esordio è comunque positivo, sì, in questo programma. Adesso vi attende un'altra partita molto complicata contro il Real Teate, una squadra che quest'anno ha intrapreso anche la categoria over, perché loro di solito giocano nei senior nella Serie B. È comunque una squadra ambiziosa, siete chiamati comunque a un gravoso impegno, il calendario non vi ha aiutato in questo inizio.
Ma non è una questione di calendario, penso. Io penso che la mia squadra può giocare contro chiunque, no? Non penso che deve aver paura dell'altra squadra che dobbiamo affrontare. Perché la nostra squadra è ben dotata, sta bene in campo, gioca bene, si diverte, che è la cosa principale, penso che a queste categorie serve il divertimento. Quindi non abbiamo paura dell'altra squadra. In bocca al lupo. Grazie, crepi. Donato Ronci, centrocampista e allenatore in campo di CTV, domanda secca, soddisfatto della prestazione di oggi? Sì, ma l'allenatore... Non quella personale, quella di squadra. Non sono un allenatore in campo, un allenatore Palestrini, quindi no, dai, veramente, ci divertiamo, abbiamo un bel gruppo, sono 3-4 anni che siamo insieme e lo spirito è quello di stare insieme, passare delle belle serate, divertirsi, ecco, se si riesce a vincere è meglio, se no va bene lo stesso. Come detto per i vostri avversari, che tra l'altro erano al debutto nel panorama Wisp, eravate ambedue timorosi, avete fatto praticamente il primo tempo regalato all'emozione, tiri in porta pochi, solo una traversa centrata da parte vostra, poi alla fine è arrivato quel rigore contestato dagli avversari, abbiamo detto parere comunque c'era il rigore, che vi ha un po' tolto le castagne dal fuoco. Ma più che timorosi, forse eravamo un po' arrugginiti un po' tutti quanti, sai, la prima partita dopo diversi mesi di inattività è chiaro che si fa fatica. Abbiamo provato a fare una buona partita, alla fine abbiamo avuto delle buone occasioni, è stato bravo Andrea Di Giovanni a procurarsi il rigore alla fine, se no se avessimo pareggiato andava bene uguale. Comunque il civismo di CTV si è fatto già subito vedere, massimo risultato col minimo sforzo. No, per essere la prima partita e per essere un po', diciamo, veramente fuori condizione, perché forse in questo girone qualche squadra si allena, noi non ci alleniamo nemmeno. E quindi per essere la prima partita siamo contenti. L'importante, ripeto, è lo spirito che ci unisce, dove veramente ci si diverte, siamo un gruppo di amici, è quello. Poi se si vince o si perde per noi cambia poco. Comunque in bocca al lupo per conservare il titolo che portate comunque cucito sul cuore. Crepi il lupo, grazie. Il terminale offensivo Gianluca Di Febo intensifica il suo rapporto confidenziale con il tabellino dei marcatori, realizzando due reti importanti che garantiscono la vittoria all'MDM Ascensori, con Marcello Gianzante che festeggia nel migliore dei modi il suo ritorno in panchina in qualità di responsabile tecnico. Il derby con i cugini del Real con Olnetta inaugura la stagione della categoria over 40 targata 2013-2014, con le due compagini che, sebbene siano ancora alla ricerca della condizione fisica ottimale, offrono ugualmente un gradevole spettacolo. Nella prima frazione di gioco le opportunità latitano con Cavicchia che impensierisce parzialmente Di Matteo su punizione, con la sfera che sorvola la traversa. Al sedicesimo Di Febo reclama un calcio di rigore, ma la sua caduta accentuata induce il signor Rispoli ad estrarre il cartellino giallo per simulazione. Il Real Colonnetta chiude in avanti con Cavicchia che si defila per poi disegnare una traiettoria insidiosa che per poco non rischia di beffare l'estremo difensore locale. La ripresa regala subito emozioni con un altro episodio d'eventuale moviola che vede in questa occasione protagonista Cavicchia, il quale viene atterrato da Del Bianco ma il direttore di gara ordina di proseguire l'azione. Al 41esimo i padroni di casa si portano in vantaggio, De Santis disimpegna in maniera sciagurata con Di Febo che ne approfitta e intravede l'errato posizionamento del numero 1 Patricelli trafiggendolo dai 40 metri. Trascorrono appena 3 minuti e tramortiti i baluardi difensivi giallo-blu si lasciano superare in velocità dal bomber Di Febo che sigla la sua doppietta personale con un delizioso pallonetto. Il Real Colonnetta si affida al solito Cavicchia che elude abilmente il diretto avversario Trivellone, ma trova poi la provvidenziale respinta di Massimiliano Di Matteo. Cavicchia adotta altre potenziali soluzioni, ma Di Matteo offre sicurezza all'intero reparto, dimostrandosi sempre attento ed efficace. Privo dell'ausilio dei compagni, Cavicchia decide di prendere autonomamente iniziativa, ma si libera per il tiro con il piede a lui poco congeniale, divenendo impreciso. Danny Balle emula il suo avversario sul calcio di punizione, ma Patricelli mantiene vive le speranze della propria squadra. Nel finale Cavicchia protesta nuovamente per una presunta irregolarità, con il signor Rispoli che attua un metro di giudizio differente rispetto al primo tempo, non comminando alcuna sanzione. Il Real Colonnetta cerca disperatamente di ridurre il passivo con Saraullo, ma il suo colpo di testa termina di poco a lato. Vittoria all'esordio per l'MRDM Ascensori, adesso spazio alle dichiarazioni del mister Marcello Gianzante e del difensore del Real Colonnetta Lanfranco De Santis. Marcello Gianzante, responsabile tecnico dell'MDM Ascensori, la prima domanda sorge spontanea, come mai ha deciso di tornare alla guida della squadra?
Beh, veramente non è stata proprio una mia scelta diretta, è soltanto il nostro gruppo che, come avevo già detto, ci siamo riuniti e hanno deciso che quest'anno avrebbero assegnato ancora a me questo gravoso compito, perché era un compito molto difficile, accontentare tutti quanti, e io spero quest'anno di essere all'altezza, di accontentare tutti quanti e di fare quel famoso gruppo compatto che ci speravamo tutti quanti di ottenere. Nella passata stagione avete offerto prestazioni inferiori ai vostri standard, quest'anno all'esordio con lei in panchina, vittoria contro una compagine di ottimo livello, è una coincidenza oppure è merito suo? Ma no, sicuramente non è merito mio, anche perché teniamo conto che questa è la terza volta che noi giochiamo insieme, perché ci sono elementi nuovi, è una squadra ancora in rotaggio e che quindi dobbiamo crescere, dobbiamo continuare insieme a lottare per fare questo gruppo. Questa sera diciamo che siamo stati fortunati, sono state delle occasioni che ci hanno permesso questa volta di non fare errori clamorosi, abbiamo sfruttato le due occasioni, tutto rispetto per la Colonnet, che è un'ottima squadra, lo sappiamo, e noi ci auguriamo sempre di migliorarci nel futuro e di non mollare mai fino alla fine del campionato. Avete inserito nuovi elementi, però Di Febo continua a mostrarsi un bomber, nella ripresa ha dimostrato subito il suo valore, cosa le ha detto negli spogliatoi? Beh sì, naturalmente io ho fatto i complimenti non solo a Gianluca, che è stato il goleador di questa gara, ma a tutti quanti i compagni miei che per la prima volta si sono espressi in un modo diciamo più che lodevole, viste e considerate le poche volte che ci siamo contattati tutti insieme, compattati per affrontare questa squadra che per noi era, sì, è un derby, però è sempre una partita di calcio, insomma, quindi senza nulla togliere a nessuno, è stata una bella partita da tutte e due loro. I primi 20 minuti abbiamo sofferto un po' perché non ancora, poi alla fine la partita si è un po' allargata e quelle due occasioni ci hanno permesso di portare a casa un risultato che per noi è ottimo. Il vostro obiettivo? Beh, l'obiettivo nostro è di proseguire così, cercando di arrivare il più in alto possibile. Naturalmente non è che puntiamo in alto, perché solo se ci seguono tutti quanti, allora può darsi pure che potremo riscattarci dall'annata precedente, che è stata un po' negativa. Gianfranco De Santis, difensore del Real Colonnetta, un primo tempo sostanzialmente equilibrato, ad inizio ripresa avete subito due reti che hanno influito sicuramente sul morale, avete poi provato con insistenza con Cavicchia, ma la rimonta era quasi impossibile. Sì, abbiamo iniziato il secondo tempo pensando di farcela, di uscire la distanza come in genere ci è successo nell'anno passato. Poi abbiamo una cavolata pazzesca, ho perso una palla come ultimo uomo e niente, lì abbiamo preso quel gol e un pochino il morale, sai, è andato un po' sotto i tacchi, abbiamo cercato di recuperare, poi abbiamo preso il secondo gol immediatamente, quindi ci siamo buttati all'arrembaggio, ma niente, come hai detto tu, nonostante Marco Cavicchia non siamo riusciti a ribaltare il risultato per la bravura loro e per le imprecisioni nostre. Abbiamo menzionato Cavicchia, appunto, nonostante la sconfitta il suo acquisto è un segnale che lanciate alle altre contendenti dimostrando di voler lottare per il titolo, o l'impresa compiuta l'anno scorso è irripetibile? No, noi puntiamo a entrare nei playoff, questo sicuramente, dopo come l'anno scorso che ci siamo trovati a vincere tutte le partite fino ad arrivare in finale, ci proveremo. L'obiettivo nostro è entrare per le prime quattro e spero di riuscirci, certo che oggi abbiamo iniziato proprio nel peggiore dei modi, però insomma il campionato è lungo. Queste le classifiche dei due gironi, partiamo con il girone A, classifica semplicissima con le formazioni che hanno vinto, tra cui Caffè Umberto I in vetta a quota 3 punti, classifica quindi divisa in maniera perfetta con le squadre che hanno perso con 0 punti in classifica, maggiormente complicata quella invece del girone B dove c'è stato un pareggio, l'unico pareggio di giornata, quello tra Atletico Montesilvano e K-Technologies Bussi. Ovviamente c'è anche il top 11 per la categoria over 40 dove il bomber De Dominicis, che ha sposato la causa del Luppolo. De Dominicis lo scorso anno è stato capocannoniere della Serie B nei senior, ha fatto già la differenza con 4 reti alla prima giornata. Spazio anche a Ciancetti, Ciccotelli e particolarmente per Di Febo, autore della doppietta che abbiamo appena visto. Torniamo in studio, Riccardo Clinco, allenatore di Caffè Umberto I.
Lo scorso anno, dopo la semifinale di Coppa Wisp, dove la Selva ha guadagnato quel rosso futile che molti dicono sia stata poi la causa della vostra sconfitta in finale ai rigori con Amatori Torre Alex, intervistato lei ha detto: il nostro obiettivo è arrivare in una finale ogni anno. Gli ultimi 2 anni voi avete raggiunto 2 finali, il Sabatini vincendo contro il Pescara 2000, lo scorso anno Coppa Wisp perdendo ai rigori contro Amatori Torre Alex. Con una Selva come quello che abbiamo visto ieri, con un Eurogol, a modo di dire tutti, addirittura hanno rievocato il Del Piero dei tempi d'oro, quale finale vuole giocare quest'anno? Beh, tutte quelle possibili. Noi, il nostro obiettivo è arrivare nei primi 4 e fare la Coppa Abruzzo quest'anno e vincerla. Il Sabatini e i playoff? Noi dobbiamo arrivare nei primi 4 nella regular season e andare a fare le Final 8 per il Final 8, provinciale. Esatto. E poi, chiaramente, il Sabatini che ci vede come ogni anno protagonisti. Però l'obiettivo di quest'anno è arrivare nelle prime 4. Quindi avete un po' alzato l'asticella dell'ambizione. Assolutamente sì, anche perché sul mercato abbiamo, sia io che il presidente Sebastiano Garrozzo, abbiamo cercato di prendere dei giocatori inseriti già in una squadra molto forte, perché... Infatti abbiamo visto prima Di Domizio, un giocatore che... Noi ci siamo rinforzati con Basilico quest'anno in attacco, che... Per non essere, diciamo, la Selva dipendenti. No, anche se la Selva, devo dire che anche ieri sera un fuori classe. Io lo continuo a dire. Tutti molto bravi, ma la Selva ha quel passo, quel gioco in più, che lui fa la giocata e vinciamo la partita. Stefano Cirulli, presidente dell'Amatori di Patetina, come hai potuto vedere anche il panorama over 40 è piuttosto variegato, diverse squadre, c'è agonismo, ribadendo sempre che è un campionato amatoriale. Il Ripatetina nel corso degli anni, specialmente l'anno scorso e quest'anno, c'era un progetto over 40 che poi è naufragato. Sì. Quali sono stati i motivi di questo problema e cosa invece magari vi spinge a riprendere questo discorso magari l'anno prossimo? Per quest'anno abbiamo così pensato ed evitato di fare gli over 40 per una mancanza proprio di materiale umano, quindi di giocatori che potessero darci disponibilità a pieno. Ci vogliono sempre quelle 15-16 persone, il mister mi insegna che insomma si ha bisogno di quelle 15-16 persone che ti diano la disponibilità a giocare queste partite. Però non ci poniamo limiti, e per l'anno prossimo, anche perché visti i miei 46, quindi vorrei poter giocare anch'io, per sì, cui spero che si possa fare. Infatti nel campionato di Serie B, vostra prima apparizione, lei era titolare inamovibile. Caspitissimo, ero titolare forte, però insomma, sì, giocavo spesso. Poi è stato promosso presidente già... Per evitare... Io l'ho già contattato. Di farmi giocare. Siamo a posto. Lui è anche... Voglio spendere una parola per il mio amico De Santis che ho visto. Lanfranco può sempre giocare da noi, posto in squadra c'è sempre. È stata archiviata dunque la prima giornata anche dell'Over 40. Chiaramente già da venerdì si torna in campo. Questi i prossimi turni, partiamo con la massima serie, quinta giornata, dove l'Amatori di Patetina sarà impegnata contro la Zero Stile. Da segnalare anche il big match tra Villa del Fuoco e Sporting Pescara. Un pronostico secco al nostro ospite, presidente dell'Amatori Ripa, Stefano Cirulli. Come andrà la partita di lunedì sera? Sempre difficile fare pronostici, però insomma mi sbaglio. Abbiamo visto tanto la Zero Stile, abbiamo visto che sta riprendendo quota. Non me ne vogliono gli amici, perché poi siamo amici anche al di fuori del rettangolo, facciamo il terzo tempo insieme quando vengono da noi a Ripa. Tra l'altro anche un terzo tempo è un'abitudine felice che... Assolutamente sì, speriamo che molti possano essere coinvolti in questo nostro terzo tempo, però non me ne vogliono i ragazzi da Zero Stile, ma è un uno fisso. Mamma mia, buttala lì. La diplomazia oggi, fortunatamente la diplomazia oggi non c'è in questo studio, cosa che è accaduta in passato. Però voglio bene i ragazzi della Zero Stile. C'è ovviamente anche il turno del campionato cadetto, quinta giornata anche per la Serie B, ci sono 2 partite particolarmente interessanti, tra cui Nautilus Montenegro e Red Devil Spinna. C'è un incrocio tra squadre che si trovano al vertice della classifica, dunque 2 partite che lunedì sera al De Cecco animeranno questo centro sportivo. E chiaramente il pronostico non lo possiamo chiedere a nessuno dei due ospiti presenti, dato che Serie A è over 40. Magari possiamo provare a chiedere per il Pretano City, visto che sono i vostri cugini. Beh, io mi auguro, a parte che gioca con Real Teate, dove giocano altri 2 giocatori che l'anno scorso giocavano con noi, che fanno la Serie B. Quindi tra Real Teate e Pretano City mi auguro un bel pareggio, perché sono tutti amici. Diplomatico. Diplomatico.
Ovviamente anche over 40, seconda giornata della categoria over, il girone A da segnalare, la sfida tra Castellammare 95 e CTV. Castellammare 95 del nuovo corso di Benito Di Caprio, iniziato nel migliore dei modi, una vittoria per 5-1 all'esordio. Caffè Umberto I impegnato contro Wonderplay, che a sorpresa ha vinto all'esordio 2-1 contro la Dea Calcio, una squadra che è, diciamo, un misto tra l'ex Lucio Ruscito e la Villa del Fuoco. Tutti si aspettavano un esordio confortante di questa squadra, è arrivata invece una sconfitta. Wonderplay, squadra enigmatica non solo nei senior, anche nell'over. Come vede la partita della seconda giornata? Ma la Wonderplay l'ho vista l'anno scorso ed è una buona squadra. Io ritengo che se noi giochiamo come sappiamo giocare, tutte le partite ce le giochiamo quantomeno alla pari con tutti. E poi vediamo. E loro infatti hanno due giocatori di spicco, specialmente sulle fasce, Di Girolamo, Cossalter, molto veloci, che magari chiaramente le prime giornate hanno un po', diciamo... Quando una volta dissero in Serie A a Moratti, ma loro hanno Pato, lui rispose: noi abbiamo Balotelli e noi abbiamo la Serva. Una risposta per ogni domanda ormai, il nome di la Noi Serva. Abbiamo la Serva, abbiamo di Domizio, abbiamo talento in difesa. Insomma, siete ben attrezzati anche voi. Il problema sono loro, più che nostri. Ovviamente seconda giornata anche per il gruppo B, questi gli accoppiamenti della seconda puntata. Da segnalare una partita particolarmente sentita, quella della Real Pescara, la Vecchia Fornace. La Vecchia Fornace che quest'anno per la prima volta ha intrapreso l'avventura nell'over 40. Partita particolarmente da visionare, quella anche tra il Luppolo e Atletico Montesilvano, squadra di Alberto Lupo che non aveva fatto mistero di puntare in alto. Dunque due partite anche in questo girone particolarmente interessanti. Questo dunque è il programma della prossima giornata. Ringraziamo i nostri due ospiti per la loro cordiale disponibilità. Ringraziamo il presidente dell'Amatore di Patatina, Stefano Cirulli. Grazie a in voi. In bocca al lupo per la partita di lunedì. Grazie Crepi e buon lavoro a voi e grazie di tutti. Grazie al presidente. Ringraziamo ovviamente anche Riccardo Clinco. Lo rivedremo sicuramente sui campi. Sarà sicuramente protagonista delle nostre interviste nel post partita. Grazie. In bocca al lupo anche a voi per la seconda che giornata. Che si fa per scherzare. Comunque l'in bocca al lupo rimane, perché sempre, ragazzi, Crepi. Si parla sempre di divertimento, però poi alla fine in campo nessuno vuole perdere. No, però nessuno vuole perdere, ma l'importante è divertirci. Sono contento delle sue parole del terzo tempo. Il terzo tempo, volevo dire che dopo la partita ieri sera siamo andati a mangiare gli arrosticini insieme col Pietro Setti. Questo quindi, è il bello di questo. Grazie ancora, ringraziamo alla regia Marco Maselli, ma soprattutto un ringraziamento e un cordiale saluto a voi che ci avete seguito. Ci congediamo con la consueta rubrica dei gol settimanali e arrivederci a 7 giorni.